Presidente, la Regione si arricchisce di un servizio sanitario? Sì, un'altra importante struttura che si somma a tutte quelle che abbiamo che fanno della Lombardia un'eccellenza. E per questo sono un po' preoccupato dalle dichiarazioni fatte da chi a Roma si occupa di tagli, Cottarelli, che dice interveniamo, troveremo 2 miliardi nella sanità. Siccome la sanità è gestita dalle regioni e non vorrei che qualcuno gli venisse in mente di portare via soldi alle regioni, quindi settimana prossima incontrerò il presidente Renzi e gli farò presente che la sanità la gestiamo noi. Se vuole sapere come si gestisce bene, venga in Lombardia. Ecco, Formigoni in un'intervista ha detto bene il governo Maroni tranne la sanità. Non l'ho letta e non capisco a che cosa si riferisca. La sanità della regione Lombardia è quella che è stata disegnata in tutti questi anni e mi pare che sia e rimanga una punta di eccellenza, anzi si arricchisce ogni giorno di strutture di eccellenza. A proposito di risorse, lei ha espresso anche preoccupazione per la cassa integrazione in deroga, ha detto manca 1 miliardo, come ha detto anche il ministro Poletti, ma si va verso l'esaurimento della cassa integrazione in deroga in base al Jobs Act di cui si sta parlando? Sì, mi pare che Renzi sia un po', abbia assunto la figura del moltiplicatore di pani e di pesci, no? 1 miliardo di qui, 5 miliardi di là, 10 miliardi, però poi la verità viene a galla e la verità è quella che ha detto il ministro Poletti, mancano i soldi per la cassa integrazione in deroga per il 2014. Oibò, vuol dire che non ci sono i soldi per i lavoratori e sono molto preoccupato di questo. E ha detto anche manca 1 miliardo, non so dove lo troveremo. Bene, invito il Presidente del Consiglio a fare meno show e a fare più cose concrete. Ci deve dire se i soldi per chi è in cassa integrazione straordinaria e in Lombardia sono tanti, ci sono oppure no. Sul fronte invece delle istituzioni, anche del Senato, lei ha espresso dei pareri ben precisi, è preoccupato per la riforma che si va delineando? No, abbiamo fatto un incontro importante ieri con tutte le regioni, abbiamo deciso di definire una proposta unitaria, che è quello che io volevo. La prossima settimana è già stato costituito un gruppo di lavoro, la prossima settimana tra lunedì e martedì definiremo la nostra proposta per portarla già in settimana al governo, quindi facciamo le cose rapidamente, abbiamo le idee chiare, il Senato delle autonomie va benissimo. Ho visto la proposta di Renzi anche su questo, ci sono delle cose stravaganti perché dice il Senato delle autonomie è fatto dai rappresentanti delle regioni e dei sindaci. Però il Presidente della Repubblica può nominare 27 senatori che durano 7 anni, 21 senatori, che cosa c'entra? Al di là di queste stravaganze però noi siamo pronti a fare la nostra proposta e il mondo delle autonomie, le regioni, i comuni e le province, una proposta unitaria di cui il Governo e il Parlamento non potranno non tenere conto. Con Renzi, a parte la sanità, avrete anche altri punti su cui discutere? Io sì, io gli porterò la fotografia della Lombardia, una regione virtuosa che spende pro capite meno di qualunque altra regione per tutto, dalla sanità alle infrastrutture e che riceve meno di qualunque altra regione. Abbiamo un residuo fiscale di 57 miliardi di euro. I nostri sindaci hanno nelle loro casse 8 miliardi e mezzo che non possono spendere per il patto di stupidità. Chiederò a Renzi, concretamente, non di darci soldi, ma di lasciare che noi usiamo i soldi che abbiamo come regione e come comuni, 57 miliardi la regione, 8 miliardi e mezzo i comuni, e voglio da lui una risposta concreta, sì o no, spero sì naturalmente, se è sì bene, se è no vuol dire che sarà una dichiarazione di guerra, ci adegueremo. A proposito di residuo fiscale c'è una sorta di fronte comune tra le regioni del nord? Sì, è stato interessante ieri, più che tra le regioni del nord, ma la cosa interessante è che ci sono anche le regioni a statuto speciale, ho incontrato il presidente del Trentino e del Sud Tirolo, li incontrerò all'inizio di aprile, il tema del residuo fiscale interessa anche loro, hanno una condizione più favorevole naturalmente, ma anche loro vedono minacciata la loro autonomia e quindi faremo squadra anche con loro. E poi c'è
questa grande interessante prospettiva di cui i giornali non parlano mai, che è la macro regione dell'Alpina, che prenderà vita qui a Milano a novembre, e quella può essere davvero la rivoluzione istituzionale, quella è la nuova Europa. Se riusciremo, le regioni che ne fanno parte, se riusciremo a far prevalere le cose comuni rispetto alla competizione territoriale, quella sarà la da lì partirà la nuova Europa delle regioni dei popoli. Sono molto ottimista e molto contento di questa novità importante. Europa, se ci saranno delle modifiche alla legge elettorale per le europee, si ipotizza una soglia più bassa rispetto al 4%, voi sareste d'accordo? Cosa vi aspettate da questo? E poi una domanda più politica, consiglierebbe Berlusconi di candidarsi alle europee? Ma ho letto prima che si candida, è stato annunciato che viene candidato, non lo so, non do consigli agli altri, li do solo a me stesso, quindi non esprimo giudizi su questo. Sulla legge elettorale mi sembra un gran pasticcio quello che è successo, vediamo cosa succederà al Senato, però un pasticcio dietro l'altro, mi pare, questa sia la sintesi di quello che è avvenuto in quest'ultima settimana.